Cosa sta succedendo nella casa più spiata d'Italia? La rivelazione di Edoardo Tavassi lascia incredula Giaele, mentre lui viola anche il regolamento. Ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. È stata una nottata ricca di racconti, anche un po' spinti, quelli che riguarda proprio il fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi. Lui infatti ha raccontato proprio una carrellata sul suo passato da animatore a Sharm el Sheikh, senza risparmiare però dei dettagli un po' piccanti. Il problema non è questo, ma è quello che mentre parlava ha violato il regolamento togliendosi il microfono. Lo ha fatto in modo particolare per evitare di dire ad alta voce qualcosa di particolarmente hot, ma quell'azione potrebbe costargli caro. Perché il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei suoi confronti, visto che la prima regola è non togliersi il microfono. Il fattaccio del microfono è successo quando Giaele, sconvolta proprio dai racconti di Edoardo, gli ha chiesto quante donne fosse stata in Egitto e lui, per risponderle, si è tolto il microfono e si è coperto con la giacca per almeno un minuto. La risposta di Tavassi poi non è venuta fuori, ma la reazione di Giaele la dice lunga: no, ma che dici? Non ci posso credere. Il regolamento, lo sappiamo, del Grande Fratello VIP 7 è chiaro: i nuovi arrivati non possono assolutamente svelare notizie o informazioni dal mondo esterno. Ma non è solo il microfono, Edoardo ne ha fatto addirittura un'altra. Ha svelato cose al di fuori della casa del Grande Fratello, soprattutto le posizioni in cui si trovano i personaggi presenti al gioco. Ha svelato Nikita, in modo particolare molto amata dal pubblico, e ha detto a Edoardo, Donna Maria, che anche George è molto forte, eppure Luca. Insomma, ha svelato delle quote di piacimento del pubblico che assolutamente non doveva fare. E adesso come la mettiamo? Cosa farà il Grande Fratello? Fratello VIP nei suoi confronti, lo scopriremo nella puntata del lunedì. Voi nel frattempo, se vi va, continuate a seguirmi lasciandomi un like di supporto e iscrivendovi al mio canale. Attivate la campanellina perché solo così non vi perderete questo, ma nessun altro prossimo video. Ciao e alla prossima!